Bella a tutti ragazzi, qua Pane, bentornati in questo nuovo video qua sul canale del JTF Clan. Sì ragazzi, come avrete visto dal titolo, quest'oggi vi stiamo portando un doppio nuclear realizzato sul nuovo DLC di Call of Duty Black Ops 3. Quindi sì, soldi a palate per noi, visual su visual. Dovete sapere che la JTF House è già in costruzione. No raga, sto scherzando, magari. Comunque, stronzata a parte, il gameplay in questione è un doppio nuclear realizzato con il Razorback su dominio veterano. Ovviamente, chi se non lui, dal nostro buon JDF Silver. Una bestia rara, veramente, mi ha sorpreso tantissimo con questo gameplay, veramente una bestia, non so più che dire su di lui. E niente, la mappa in questione è Gauntlet, mappa che sinceramente da quello che avevo visto e da come l'avevano descritta soprattutto i grandi youtuber che erano stati a provare il DLC a Londra, non mi era piaciuta troppo, perché comunque mi sembrava molto dispersiva, molto grande soprattutto, quindi dispersiva, e non pensavo che gli spawn si sarebbero riusciti a gestire così bene. Vedendo questo gameplay sinceramente mi sono dovuto un po' ricredere, quindi non lo so, complessivamente penso che debba essere buona. Purtroppo non l'ho ancora giocata, non penso la giocherò mai, però comunque sembra una buona mappa. Poi raga, vabbè, l'ambientazione è una cosa a parte, perché un'ambientazione così su Call of Duty secondo me non si è mai vista, mi piace veramente troppo, ma troppo. E si tratta, come avrete visto dal gameplay e come avrete visto sicuramente da altri youtuber più importanti di noi, l'unione di foresta barra giungla, non lo so sinceramente che cosa sia, è un ambiente artico con ghiaccio e neve e i piccoli vicoli strettissimi di una città, quindi veramente ambientazione che non si era mai vista su Call of Duty, che mi è piaciuta veramente veramente tanto. E niente ragazzi, DLC che sembra buono in generale, vedrete tanti gameplay in questi giorni soprattutto sul DLC portati da noi, quindi niente, spero che vi possano piacere, spero che possiate apprezzare anche con un buon numero di like. Niente ragazzi, direi di iniziare con l'argomento. Quest'oggi volevo parlare di un pochino di come ho sempre visto gli DLC, perché sinceramente quando ho iniziato a giocare a Call of Duty, ovvero su MW2, non avevo idea dell'esistenza. Sì, vedevo sul bollettino del giorno, per esempio su Black Ops 1, che erano usciti questi DLC, ma dicevo, ma che cazzo sono questi DLC? Poi un giorno ero andato a vedere, ho detto, si paga, ho detto, no, non mi interessa un cazzo. Dovete sapere che comunque avevo 11 anni, sì, avevo 11 anni quando era uscito Black Ops 1. Anche su MW3 sinceramente non ci avevo neanche fatto caso, non sapevo minimamente che cosa fossero, non sapevo che ci fossero 4 mappe lì dentro, quindi cioè non li avevo cagati minimamente di striscio. Poi su Black Ops 2, che hanno iniziato a giocarci anche i miei amici su COD, questo DLC, Primo Revolution, era stato pubblicizzato un sacco, cioè si era visto un sacco in rete, e tutti i miei amici, io cazzo bellissimo, voglio comprarlo, voglio il pacere. E quindi allora ho iniziato a interessarmi anch'io, anche se sinceramente non sapevo neanche che cosa fosse. Allora ho visto qualche video e ho detto, oh, minchia, belle queste mappe, quant'è che costano? 15 euro. Ho detto, no, vabbè, ecco che cos'erano quelle cose che non riuscivo a spiegarmi. E quindi sinceramente l'avevo un pochino lasciato da parte. Poi è arrivato il giorno che è uscito, tutti i miei amici subito a comprarlo. Io sinceramente no, perché i miei genitori non l'avrei mai chiesto, mamma mi puoi dare 15 euro, puoi ricaricare 15 euro sul PlayStation Network? No, e non potevo neanche andarmi a comprare una ricarica da GameStop, perché abito in provincia di Parma, ai tempi ero alle medie, sinceramente non avevo grande confidenza con gli autobus per andare a Parma per l'appunto in autobus, quindi non l'avevo mai comprato purtroppo. Poi vabbè, col passare del tempo continuavo a vedere questi DLC che uscivano, ho detto sì, carini, però che cazzo me ne frega sinceramente. E alla fine, soprattutto su Black Ops 2, la gente ha finito per odiare i DLC, perché comunque se li ritrovava in partita pubblica anche non volendoli, e molte persone sono finite per disattivarli, quindi non so quanto io sinceramente abbia fatto male. Poi su Ghost Advanced Warfare i DLC non li ho cagati particolarmente neanche lì. Su Ghost avevo visto la rivisitazione di Dome, che mi era piaciuta tantissimo, però sinceramente non l'avevo giocato tantissimo, quindi avevo deciso di non comprarlo, anche se in quel momento lì sarei già potuto andare a comprare 15 euro di ricarica per comprarmelo, però ho detto non ne vale la pena su un gioco che non sto giocando. Su Advanced Warfare sinceramente non so neanche se sono usciti su PlayStation 3, comunque non lo so, non ho neanche la più pallida idea di che mappe fossero uscite su Advanced Warfare. E su Black Ops 3, adesso che mi stanno piacendo veramente tanto, perché questo DLC mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto l'impatto visivo con tutti questi colori, questo mix di ambientazioni, mi è piaciuto veramente tanto, però purtroppo io, coglione, sono rimasto a giocare su PlayStation 3, quindi non potrò comprare il DLC. Quindi sì, nello scorso commentary vi ho detto che il mio unico grande rammarico di non essere passato a PlayStation 4 era stato il non poter avere Nuketown, però sinceramente vedendo questo DLC direi che anche questo mi brucia un po' il culo, ecco.
E niente ragazzi, anche quest'oggi siamo arrivati alla fine del commentary, spero che vi sia potuto interessare, spero che vi sia piaciuto. Vi invito a passare dal canale di Silver se vi è piaciuto il gameplay, dal canale mio se vi è piaciuto il commentary, a passare da tutti i link in descrizione e a lasciare un bel like, speriamo di arrivare a 500, anzi no, arriviamo a 500 ragazzi, ho deciso, quindi ci arriveremo. Lasciate un mi piace bastardi, non è vero, vi voglio un bene dell'anima a quelli che ci seguono. E qui da Pane è tutto, ci sentiamo al prossimo video, bella. Cholla che sembra un bazooka nella tuta. Minchia, boh. Non ti piace il GTF? Minchia, ammazzati. Minchia, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.